26esima giornata del campionato di prima categoria, girone A, si affrontano Ponte Felcino e Ponte Pattoli per una sfida importantissima soprattutto per i padroni di casa che devono rispondere alla vittoria in anticipo del San Giustino e tornare a meno 1. Per farlo devono vincere il derby con il Ponte Pattoli che è in piena zona playout a quota 19 punti. Parte subito forte gli ospiti che reclamano un tocco di braccio in area di rigore. Si può proseguire secondo il direttore di gara. Poi calcio di punizione per il Ponte Felcino, direttamente alto però, sopra la traversa, ci ha provato De Luca. Il Ponte Pattoli non rinuncia ad attaccare, recupera un buon pallone, Luca Roni lo mette in mezzo, la conclusione è strozzata però da parte di Barbato, blocca terra Mischianti, sempre il Ponte Pattoli che ci prova, ancora Luca Roni dalla destra, semina il panico, mette in mezzo sul secondo palo, ancora una volta ci ha provato Barbato. Ancora però nulla rifatto per il numero 7 del Ponte Pattoli. Poi la sponda, la conclusione alta di Jimenez. Buon Ponte Pattoli comunque nel primo tempo che mette in difficoltà più volte la difesa del Ponte Felcino. Qui ancora una volta sempre Luca Roni, se ne va, ma è Mischianti ad uscire a far su il pallone. Poi torna a farsi vedere il Ponte Felcino, un tiro cross dalla destra, deviazione sfortunata in porta e arriva il vantaggio dei padroni di casa. Ultimo tocco di Barri che mette nella sua porta e dunque Ponte Felcino in vantaggio nel momento migliore del Ponte Pattoli. Poi rischia ancora un'altra volta sui sviluppi di un corner, avvicina al raddoppio, prova a farsi perdonare Barri, il cross, pallone sul fondo, ancora Barbato, altra chance per il Ponte Pattoli con un calcio d'angolo messo in mezzo, palla alta di poco sopra la traversa, rimane aperta la partita, il Ponte Felcino va vicinissimo al gol del 2-0, si lo divora il numero 9 Obgamanga. Pallone deviato in corner, poi attacca ancora, ci prova in semi rovesciata Maccioli, pallone che termina alto, primo tempo molto intenso, tante occasioni, 1-0 per il Ponte Felcino, decisivo l'autogol di Barry. Nella ripresa ci prova il Ponte Pattoli ancora una volta, Luca Roni mette in mezzo, questa volta il pallone attraversa tutto lo specchio e si perde sul fondo, poi si scaldano gli animi in campo. Deve intervenire il direttore di gara con una serie di cartellini. Calcio di punizione di De Luca che va sul secondo palo. Palla fuori non di molto. Ci ha provato ancora il Ponte Felcino che poi rischia con un errore difensivo. Il pallone arriva, la parata di Mischianti sul tentativo da parte di Arcaleni. Grande intervento nel portiere dei padroni di casa. Ancora una volta però Jimenez in area di rigore rientra. La sponda, il contatto ancora giudicato regolare dal direttore di gara, è finito giù Luca Roni. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore secondo l'arbitro e dunque si rimane 1-0. Tra le proteste dei giocatori del Ponte Pattoli attacca però il Ponte Felcino, ancora Obgamanga in area di rigore, conclusione che termina sul fondo di pochissimo, vicino al raddoppio il Ponte Felcino, squadre spaccate cercano il raddoppio, i padroni di casa cercano il pareggio, gli ospiti con un cross sul secondo palo, arriva il palo clamoroso da parte del Ponte Pattoli che va vicinissimo al pareggio, è anche sfortunato da due passi, ci ha provato Zaccaria, provato però il legno nel finale. Rischia ancora una volta il Ponte Felcino con Luca Roni, conclusione bloccata da Mischianti. E poi un calcio di punizione dalla lunghissima distanza, respinta, anche qui proteste per un presunto tocco di braccio, tutto regolare anche in questo caso. Secondo il direttore di gara il Ponte Felcino ha l'occasione per chiudere la partita. Obgamanga calcia male, respinge Liberti, match che termina 1-0 per i padroni di casa che si riportano ad un punto dal San Giustino e mettono pressione alla capolista. Salve, buonasera a tutti. È una partita combattuta, una bella partita. Finalmente stiamo vedendo che la nostra squadra tiene il passo anche dei più grandi. C'è molto rammarico oggi perché l'occasione abbiamo avuto tante, se voglio rivedere anche qualche immagine su rigori, se non forse 1-2. Però quello che conta è la squadra che ha reagito a un girone d'andata di basso elevatura e stiamo facendo un grande girone di ritorno e ci stiamo preparando per questi playout. E niente, andiamo avanti così. Un peccato oggi, ma va bene.
vice allenatore Lorenzo Bagnini. È stata una partita molto difficile, con una compagine comunque che ci ha messo in grossa difficoltà. Venivamo da due sconfitte consecutive, quindi anche il morale dei ragazzi era un pochino basso. Avevamo infortunati, avevamo squalificati, quindi è stata una grande reazione. La squadra si è vista comunque unita e pronta per fare un ultimo quattro partite per fare bene e cercare di fare il miglior risultato possibile. Anche oggi comunque la partita è finita con due gol sbagliati dopo il 70°, la squadra c'è, quindi speriamo di finire al meglio questo campionato.